Ancora operazioni contro lo spaccio nel Lecchese, blitz nei boschi a fianco della Super, sequestrata eroina, cocaina e hashish. A Bosisio, pusher in manette, aveva 13.000 euro in contanti. Commovente lettera di ringraziamento al personale del Manzoni e dei genitori di Margherita, ragazza morta a 17 anni in montagna. Non dimenticheremo la vostra umanità. Fra pochi giorni Virginio Brivio chiude i suoi due mandati alla guida di Lecco, lascia un comune a regime e dice: «Mi auguro che i lecchesi partecipino alle consultazioni». Coraggiosa scelta di una giovane infermiera lecchese che per 6 mesi sarà impegnata in un ospedale pediatrico nel sud del Sudan. Così, dice, dimostrerò l'importanza della mia professione. Buonasera e bentrovati con l'informazione di Unica TV, edizione di Lecco. In primo piano il blitz delle forze dell'ordine nel bosco della droga di Bosisio. Poliziotti, carabinieri e finanzieri coordinati dalla questura in azione per sgominare le bande di spacciatori attive nelle aree a margine della superstrada. Sequestrate eroina, cocaina e hashish, ma i pusher sono riusciti a fuggire. 30 grammi di eroina, 40 di cocaina e 100 di hashish, oltre a 2.500 euro in contanti. Quanto hanno sequestrato le forze dell'ordine durante l'ultima operazione contro lo spaccio lungo la superstrada. I pusher però sono riusciti a dileguarsi. La Polizia di Stato di Lecco ha coordinato una specifica attività di prevenzione e repressione nei boschi limitrofi alla Statale 36, nel comune di Bosisio Parini. A seguito delle richieste della cittadinanza e dei sindaci dei comuni dell'Oggionese e della Brianza Lecchese, è stato riunito un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, che ha delegato il questore a coordinare tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, comprese le polizie locali, per affrontare la situazione con servizi pianificati e periodici che interesseranno tutti i comuni maggiormente colpiti dal fenomeno dello spaccio nei boschi. Positivo l'esito dei controlli effettuati lunedì, mentre le pattuglie delle polizie locali nei rispettivi comuni pattugliavano le strade limitrofe ai boschi dello spaccio con lo scopo di intercettare i potenziali acquirenti. Personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza è entrato nel bosco di Bosisio Parini, adiacente a Via del Carreggio. I spacciatori, vistisi scoperti, si sono dati a una precipitosa fuga, facendo perdere le proprie tracce nella vegetazione. Nelle prossime settimane proseguiranno i servizi specifici nei boschi che interesseranno tutte le forze dell'ordine, anche con pattugliamenti nelle stazioni ferroviarie e nelle vie della provincia. E non si ferma la lotta allo spaccio. I carabinieri di Costa Masnaga hanno arrestato Andrea Lazzaro Valsecchi, 41 anni, residente a Bosisio Parini. È stato trovato in possesso di quasi 50 grammi di cocaina, di 11 di hashish, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 13.550 euro in contanti, probabile provento di spaccio. L'arresto è stato convalidato questa mattina dal GIP del Tribunale di Lecco. E cambiamo argomento. Grazie per la competenza e la dolcezza fuori dal comune con la quale ci hanno accompagnato nella prova più dura, salutare per sempre nostra figlia. Lettera commovente dei familiari di Margherita Colombo, 17 anni, morta sul Resegone. Il loro grazie ai sanitari dell'ospedale Manzoni che hanno provato a strapparla alla morte. Margherita Colombo, 17 anni, milanese, ha perso la vita la scorsa settimana in un tragico incidente in montagna sul sentiero verso il Resegone. Toccanti le parole dei genitori e della sorella, Michele, Lucia e Chiara, che con un messaggio inviato alla nostra redazione ringraziano i sanitari che hanno tentato di strappare la giovane alla morte. Un piede in fallo, forse una zolla viscida o un inciampo inatteso, e il nostro piccolo angelo ha spiccato il volo, scrivono. La corsa in elicottero, la sala operatoria, la rianimazione hanno segnato il suo ultimo giorno e in questo giorno abbiamo incontrato persone meravigliose. I medici e gli infermieri della rianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco hanno accolto due genitori sconvolti con una professionalità straordinaria, ma è una parola di troppo o un'informazione mancante, prodighi di empatia e di rispetto del dolore, operando al meglio della conoscenza scientifica. Al dottor Forastieri e a tutto lo staff vorremmo far giungere il nostro ringraziamento per l'eccezionale competenza e la dolcezza fuori dal comune con la quale ci hanno accompagnato nella prova più dura, salutare per sempre la nostra figlia e sorella, in quella che per noi è la giornata più terribile, uno spiraglio di luce, umanità, professionalità che non dimenticheremo. Grazie.
I carabinieri della forestale di Lecco hanno contestato diverse sanzioni amministrative per abbandono di rifiuti in seguito al ritrovamento di un cumulo di materiale edile, sabbie e scarti di lavorazione ai margini della pista ciclabile che costeggia lungo lago di Annone. Le indagini hanno permesso di risalire ai responsabili e di conseguenza la contestazione della sanzione amministrativa che per questo illecito può variare dai 300 ai 3.000 euro. L'abbandono di rifiuti è stato scoperto da una pattuglia ciclomontata. I controlli in bicicletta, spiegano i carabinieri forestali, permettono di coniugare controllo del territorio e mobilità sostenibile, aumentando il senso di sicurezza dei cittadini. Fra pochi giorni Virginio Brivio non sarà più sindaco di Lecco, un'esperienza politica durata 10 anni che ne fa il primo cittadino più longevo del capoluogo dal dopoguerra. Sentiamo le sue considerazioni. Tra pochi giorni si conclude il secondo mandato a sindaco di Lecco di Virginio Brivio, 10 anni che fanno della sua consigliatura la più longeva dal dopoguerra a oggi. Ebbene, che cosa lascia in comune sindaco e che cosa si porta via dopo questi anni? Un clima più sereno sotto più punti di vista, innanzitutto dal punto di vista finanziario, un comune con un basso indebitamento che ha fatto ripartire investimenti importanti, che ha una spesa sotto controllo e soprattutto dove tante opere sono state avviate, tante concluse, tanto patrimonio pubblico è stato o ristrutturato o in fase di ristrutturazione e ciò che non serviva l'abbiamo lasciato e abbandonato. Qual è il suo messaggio per il futuro primo cittadino? La prima cosa, mi permetto prima che per il futuro sindaco, per tutti i cittadini di andare a votare, perché partecipare a concorrere alla elezione del Consiglio Comunale del Sindaco non è solo un dovere ma è anche un diritto che non sempre tutti possono esercitare a livello mondiale, quindi teniamo caro questa possibilità. Futuro sindaco, direi di non avere un'ansia di voler a tutti i costi cambiare, innovare, a prescindere da quello che è un dato di conoscenza dello stato reale delle procedure, delle pratiche, perché tante cose sono in rampa di lancio, soprattutto con le tante misure post-Covid nazionali e regionali c'è un portafoglio che si è ulteriormente arricchito e soprattutto di continuare in un ascolto con la sussidiarietà che questa città esprime in tutti i settori del sociale, della cultura, dello sport, dell'ambiente, perché questa è una risorsa aggiuntiva a quelle comunali ed è una risorsa strepitosa. Infine, ripensando al suo mandato, al primo giorno che è entrato in questo municipio in veste da sindaco, è un bilancio positivo o negativo? Non sta a me dirlo, per me è sicuramente positivo, abbandono senza nessun rimpianto, se non quello magari di non essere stato all'altezza della sfida, di non essere riuscito ad interpretare, ad ascoltare tutti i cittadini, le imprese che magari volevano di più o meglio da questo punto di vista, ma lascio veramente con tanta serenità, consapevole di aver fatto quello che era appunto nelle mie possibilità. Magari avrei evitato di portare via qualche chilo in più, ma questo mi tocca e vedrò nei prossimi mesi di porre rimedio. E sulle considerazioni di fine mandato del sindaco Brivio interviene la capogruppo uscente della Lega, Cinzia Bettega. Basta sindaco Brivio con la storiella dell'eredità di una città impantanata, dichiara: non vi avevamo lasciato un comune allo sfascio, al contrario. Ricordo quasi 40 milioni di lavori pubblici dal 2006 al 2009, servizi sociali organizzati e apprezzati. Io e gli altri consiglieri del gruppo Lega, aggiunge la Bettega, abbiamo condotto un'opposizione coerente senza pregiudizi. Ma come rispondiamo al cittadino che ci chiede del Bione, di Piazza Garibaldi, delle promesse ancora sulla carta a proposito di Lungolago e Porto? Ed ora cambiamo argomento. La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, ieri a Lecco insieme alla deputata Rossella Muroni, già presidente di Lega Ambiente, per sostenere la campagna elettorale di Mauro Gattinoni, candidato a sindaco del centro-sinistra. Vediamo. Piazza Garibaldi colma per l'incontro a Lecco con la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, e la deputata Rossella Muroni, giunta in città a sostegno della candidatura di Mauro Gattinoni.
Beh, perché Mauro è una persona di grande esperienza, di grande cuore, di grande capacità, è riuscito a tenere insieme una coalizione articolata e plurale molto bella, in cui ci sono delle liste che sono molto vicine alle battaglie che stiamo facendo. Sono qui stasera con un'amica, Rossella Muroni, e i temi centrali sono esattamente quelli del programma di Mauro Gattinoni, quindi come ricostruire tenendo insieme l'inclusione sociale della nostra comunità. Ci sarà tanto da ricostruire dopo la drammatica vicenda di questi mesi, ricostruire anche occupazione di qualità, un rilancio dell'economia che non lasci nessuno indietro, e al contempo guardare alla transizione ecologica ormai necessaria, che può essere anche però anche quella una opportunità di costruire nuova occupazione. Penso alla cura del nostro territorio, penso alla mobilità alta e sostenibile, penso alle grandi potenzialità che questa città ha, anche dal punto di vista del rilancio di alcuni quartieri particolari, no? Abbiamo sentito parlare del tema del Lungolago, che è un tema che sta molto a cuore a Mauro e a come rilanciarlo, ma anche altre aree della città, la stazione Piccola ad esempio. Insomma, c'è molti progetti di rigenerazione urbana, che vuol dire anche ridare una mano all'edilizia, che è un settore in difficoltà, senza fare per forza nuovo consumo di suolo. Io credo che Mauro Gattinoni sia la persona giusta, perché ha un bel progetto per Lecco, per la sua comunità, un progetto basato sulla sostenibilità ambientale, sul recupero di quell'identità legata al lago e alla montagna, con un progetto però che guarda al futuro, alla sostenibilità anche in campo economico, puntando sul turismo. Insomma, un progetto che nasce a Lecco per la sua comunità, ma guarda anche all'Europa. Sarà fondamentale avere un sindaco che riesce a intercettare quei fondi. E si erano dati appuntamento invece domenica in piazza Garibaldi gli attivisti del Movimento 5 Stelle per presentare il programma delle elezioni amministrative. Cambiare è possibile, sostengono, e fra gli ospiti il sindaco di Vimercate Francesco Sartini. A Lecco serve il coraggio di cambiare. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle si sono dati appuntamento domenica in piazza Garibaldi per chiudere la campagna elettorale delle amministrative del capoluogo. A dar supporto a Silvio Fumagalli, candidato del Movimento, l'europarlamentare Eleonora Evi, i consiglieri regionali Monica Forte e Raffaele Erba e infine il sindaco di Vimercate Francesco Sartini. Massimo Riva, consigliere comunale uscente, ha poi commentato quanto accaduto nell'ultimo mandato amministrativo in città. La serata è stata l'occasione non solo per presentare il programma elettorale, ma anche per fare il punto sulle esperienze di governo dei pentastellati. Per me è un onore e una soddisfazione essere qua a poter dar supporto a Silvio e a chiedere anche alla città di Lecco per domenica di avere il coraggio di cambiare. Le nostre comunità hanno bisogno di cambiare, perché lo sappiamo, viviamo in un mondo che ci pone continuamente delle nuove sfide. Dobbiamo saper scegliere le persone giuste e avere il coraggio di imprimere il cambiamento. Ecco, Silvio è una persona che si mette a disposizione con competenza, con voglia di imparare, con capacità di sognare, ma soprattutto con la voglia di guidare una comunità attraverso la partecipazione. Non facciamoci sfuggire queste occasioni. Altre comunità come la mia ci hanno provato, il lavoro è veramente tanto e le possibilità sono ancora di più. Lecco è una bellissima città e sarà capace di valorizzare ancora di più le proprie risorse. Non mancate a questa occasione e abbiate il coraggio di crederci e di stargli vicino. E restiamo alla politica. Il prossimo 20 e 21 settembre gli elettori lecchesi sono chiamati ad esprimersi sul taglio dei parlamentari. Il referendum, che non necessita di quorum, è sul disegno di riforma costituzionale già approvato dal governo. Sentiamo le ragioni del sì. Sì oppure no al taglio dei parlamentari. Domenica e lunedì gli elettori sono chiamati a esprimere il proprio parere sul progetto di riforma costituzionale che, se approvato, prevede la riduzione di deputati e senatori. Il disegno disciplina il taglio di 130 deputati, ne rimarranno 400 alla Camera, e 115 senatori, ne rimarranno dunque 200. Si riduce anche il numero di parlamentari eletti nella circoscrizione estero. Si chiarisce infine che il Presidente della Repubblica può nominare un massimo di 5 senatori a vita. Trattandosi di un referendum confermativo, non è necessario il raggiungimento del quorum. Se si vuole approvare dunque questo progetto di riforma, bisogna barrare sì sulla scheda elettorale. Se invece lo si boccia, bisogna indicare no. Sentiamo ora le ragioni di Gianmario Fragomeli, deputato del Partito Democratico, a sostegno del sì. Ma è una riforma importante che abbiamo proposto anche nella precedente legislatura, anche se era chiaramente una riforma più impegnativa, che portava anche a un ruolo diverso tra la Camera e il Senato. Oggi invece il voto è molto più netto e limitato solo al numero dei parlamentari. Il Partito Democratico voterà sì a questa riforma, l'ha fatto negli ultimi passaggi parlamentari, e quindi crediamo che ci sia
più aspetti positivi che negativi. È chiaro che quello del referendum è un punto di inizio, non un punto di fine. Dovrà essere poi aggiunta anche una modifica del ruolo delle due Camere, dovrà essere modificato l'elettorato passivo, quindi coloro che verranno eletti tra la Camera e il Senato. Una riforma che dovrà continuare, una riforma che non si ferma con il referendum, perché è chiaro che altrimenti rimarrebbe monca. Controlli anche da parte della polizia di Valmadrera, Malgrate e Oliveto lungo le strade nei parchi pubblici per contrastare sia le infrazioni al codice della strada che i disturbi alla quiete pubblica. Contestate due violazioni per guida in stato di ebbrezza, una delle quali verso un neopatentato. Identificati 48 ragazzi di giovane età, due di loro, un minorenne ed un maggiorenne, sono risultati in possesso di hashish per uso personale. Sono stati segnalati alla prefettura. In Africa, per aiutare chi soffre, una giovane infermiera lecchese ha deciso di partire per il Sud Sudan con il QAM. Sarà impegnata nel migliorare la qualità delle cure di un ospedale dedicato a mamme e bambini. Vediamo. Sei mesi in una delle aree più povere del pianeta per curare, in particolare, mamme e bambini. Matilde Aldeghi, giovane infermiera lecchese, è in partenza per un'esperienza di cooperazione in Africa attraverso l'ONG Medici con l'Africa QAM, di cui a Lecco esiste un gruppo d'appoggio. Questo mercoledì prenderò il volo per il Sud Sudan, destinazione l'ospedale di Lui, dove arriverò dopo una quarantena di 14 giorni nella capitale Juba, racconta la 28enne. In realtà sarei dovuta partire a metà marzo, tuttavia l'emergenza Covid mi ha trattenuto in Italia fino ad ora. In Sud Sudan resterò per sei mesi, con la possibilità che il contratto si prolunghi per altri sei mesi. Una volta lì, spiega, il mio ruolo sarà quello di monitorare l'attività infermieristica locale e collaborare fianco a fianco con gli operatori sud-sudanesi e l'equipe internazionale per implementare e migliorare la qualità delle cure, l'accessibilità ai servizi e l'organizzazione delle attività dell'ospedale, con una speciale attenzione a quanto riguarda la salute di mamme e bambini. La giovane infermiera, laureata alla Bicocca nel 2014 e ora impiegata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lecco, racconta cosa l'ha spinta a provare questa esperienza. Le motivazioni hanno radici profonde e di duplice valenza. Sicuramente e primariamente credo nell'importanza della cooperazione internazionale e nella difesa del diritto alla salute per tutti, nessuno escluso, in un mondo che tende a globalizzarsi spesso a scapito delle fasce più deboli. Credo che chi si occupi di salute debba necessariamente interrogarsi sui propri strumenti a disposizione per la diffusione di una salute accessibile, fruibile ed equa. Impegnarmi in un progetto del genere, continua Matilde Aldeghi, oltre a rappresentare il fatto di dare concretezza ai principi deontologici dell'infermiere, spero possa far emergere il prezioso contributo che la professione infermieristica può mettere in campo nelle equipe nazionali ed internazionali nella progettazione, nel mantenimento e nel miglioramento dei servizi sanitari, con un punto di vista sempre rivolto alla promozione della salute e alla qualità dei percorsi di cura. Tra le avversità che dovrà affrontare in Sud Sudan, il Covid-19. Per ora, dice, non si registrano molti casi, però la capacità diagnostica è bassissima e quindi le stime non possono essere molto precise. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi ricordo che potete rivedere i nostri servizi sul nostro sito teleunica.com e sui nostri canali social. Vi auguro una buona serata con la programmazione di Unica TV.